Continuano le iniziative in difesa del Tribunale di Nicosia. Si è svolto presso l'Aula consigliare del Palazzo Comunale, il Consiglio straordinario con la partecipazione di numerosi ospiti ad aprire i lavori come di consueto il Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia, dottor Bonelli, che ha ringraziato tutti gli intervenuti. Il primo intervento ha visto all'opera il consigliere Marano che ha sottolineato la fine delle proposte ed ha auspicato l'inizio di forme di protesta anche eclatanti. Il consigliere Farinella ha riassunto le posizioni del Consiglio e ha fatto il punto della situazione fino ad oggi. Sulla stessa linea l'Avvocato Giacobbe, consigliere di minoranza, ma in questo caso è perfettamente d'accordo sulle posizioni dei suoi colleghi, promuovere unità di intenti anche con azioni di protesta forti. Prende la parola il primo degli illustri ospiti, il sindaco di Capizzi, Principato. Oltre alla solidarietà ha attuato in sede istituzionale azioni a sostegno della lotta a fianco al Comune di Nicosia, consapevole dell'importanza nel mantenere questo presidio di legalità. In rappresentanza dell'amministrazione provinciale prende la parola l'assessore Zinna. Contrario a tutte quelle manovre restrittive che hanno penalizzato in questi anni il territorio, manovre ottuse ed inutili che creano disagi all'intera popolazione della provincia. Importante l'intervento dell'avvocato Mingrino, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nicosia, che definisce il Tribunale di Nicosia un gioiello di efficienza. La proposta di riforma e la sua paventata chiusura va quindi contro la stessa legge che prevede invece, oltre i criteri di risparmio economico e territoriale, anche quelli di efficienza. Il successivo intervento dell'Avvocato Tim Panaro fa scoprire due criteri che gli definisce Grimaldelli per scardinare la chiusura della struttura, carenza di infrastrutture nel territorio e impatto sulla criminalità organizzata che rischia di far diventare zona franca, il territorio dell'Ennese. Il sindaco di Sperlinga, avvocato Matarazzo, rende nota la proposta di accorpamento tra territori vicini, che farebbero aumentare il numero di abitanti del distretto, ma anche la possibilità di cittadini dei comuni limitrofi al territorio nicosiano di suffruire di un tribunale a loro più vicino. Per questo auspica la nascita del Tribunale dei Nebrodi e delle Madonie. Il presidente dell'Ordine dei Medici, dottor Mancuso, fa una similitudine tra la situazione del Tribunale e quella dell'Ospedale Basilotta a rischio di chiusura in alcuni suoi reparti e pone l'accento sulla politica che deve essere più incisiva nella difesa di questi servizi nel territorio. Il sindaco di Nicosia, Antonello Catania, riassume tutto il lavoro svolto in questi mesi e le iniziative future che culmineranno il 24 febbraio con lo sciopero generale. L'avvocato Lavia pone l'accento sull'accelerazione che è stata impressa in questi ultimi giorni con le molteplici iniziative che hanno portato a far accendere l'attenzione sul salvataggio del Tribunale. Il dottore Maggio, presidente dell'Ordine dei Commerciisti di Nicosia, ha fatto presente che anche la sua associazione professionale è pronta e solidale con la lotta per il mantenimento del presidio di giustizia, portando a conoscenza che tra qualche giorno verrà reso noto un documento di studio con il quale si mettono in evidenza i criteri di economicità e di efficienza per i quali il Tribunale non può essere soppresso. L'Avvocato Lupo nel suo intervento ha posto l'attenzione sul coinvolgimento della popolazione, fondamentale strumento di lotta, ribadendo che sarebbe necessario coinvolgere in maniera massiccia la gente sulle ricadute economiche e sociali di una chiusura del Tribunale. Infine, l'onorevole Leanza, il cui intervento ha chiuso i lavori del Consiglio, ricorda che non è una questione dei giorni nostri la chiusura dei piccoli tribunali, ma una questione vecchia di tre decenni, nei quali di volta in volta viene riproposta ai governanti di turno. Ma se fino a qualche anno fa la politica era sorda a queste richieste, oggi la crisi economica e certe pressioni dell'Associazione nazionale magistrati potrebbero alla fine portare al riordino dei distretti giudiziari paventati dalla riforma e alla chiusura del nostro tribunale.